però chiama lei. Leonardo, siamo in pasticceria, oh! No, arrivo sì all'improvviso, dico che cosa succede. Ma l'Elena dove si è persa? Figurati! Ma come mai in pasticceria tu arrivi subito? Io sono una golosa, golosissima di dolci. Invece io guardo con un sano distacco a tutta quella dell'arte bianca, ma devo dire anche qui una qualcosa che non è comune trovare, come le peschine, che si chiamano peschine di Prato, e che ovviamente anche queste è difficile trovare nel capoluogo toscano, nonché Firenze. Però abbiamo scoperto, prima, perché ovviamente con Elena è sempre alla ricerca di sapere i dolci, e lei ha potuto sapere per bene, che un altro dolce, ti dice lei, che cosa di particolare, però, un altro dolce più particolare, cosa c'è? Questo è un dolce fatto con il pane. Con il pane, sì. E le fragole. Vabbè, sì, sopra c'è una confettura di fragole, però veramente si potrebbe, in teoria io non mi oserei mai, fare con un vecchio filo di pane, uno c'ha in casa, lavorando, mettendolo a mollo, con il latte. Sentiamo. Ecco perché il cappellaio matto che viene dal mondo di Alice riesce a fare tutto anche col pane vecchio, quindi si prende un filone di pane e si toglie un pochino la crosta, lo si ammolla nel latte, alla fine si aggiungono uova, un po' di zucchero, un pochino di cucciola di limone, un po' di buona vaniglia in bacche e viene fuori una tortina strepitosa, morbida e golosa da gustare magari come abbiamo fatto noi con una confettura di fragole, quindi viene fuori una monoporzione, noi in questo caso l'abbiamo un pochino modernizzata di base di torta di pane toscano con fragole, confettura di fragole fresche. Bene, allora a Pistoia ve le offro io le paste, voi che volete? Allora, ma senti, una di queste sicuramente, poi la peschina. Perché la peschina sennò come si fa, non la mangio mai. La peschina che c'è con la crema. La peschina è quella classica con la crema pasticcera, altrimenti c'è con confettura di albicocche e con crema al cioccolato, si sente. Porca miseria, ma cose. Allora. Poi in passaggio ci sarebbero anche dei santucci, ma quelli, vabbè, quelli dai. Nemmeno se ne parla. Io ho trovato fino a Malta, ci sono addirittura. I cittadini te li propongono a fine pasto, ma questi sono nostri. Dio, magari ho pensato quell'atto osceno in cui rovinate tutto mettendo quel biscottino nel vinsanto. Signori, lo fareste con la bistecca inzuppata nel Brunello? No, e allora non lo fate con i biscottini e il vinsanto. Mangiate il biscottino e bevete il vinsanto. Bene. Via, a questo punto noi dobbiamo tentare e provare. Dobbiamo provare. Allora, questo è per lei, vero? Vai. Grazie. E la peschina io la prendo. Come la prendo la peschina? La crema? Ora vediamo se c'ho la crema sulla via, eccoci qua. Allora proviamo, faccio anch'io. Allora, vediamo l'Elena che si sta buttando in questa prova difficilissima. Ma sembra veramente gialla la pasta. Non sembra nemmeno pane a vedere, cioè pasta la pasta. Come sarà? Questa mangia con le mani. Diciamo la verità, è la base giusta per esaltare una confettura fresca, cioè è quel prodotto neutro gradevole che serve proprio per tirarsi. Quindi pane toscano, compratene un pochino di più, un po' lo mangiate fresco, sì, anche perché un po' nella pappa. Già due modi a Pistoia, non solo pappa, non solo ribollita, non solo panzanella, abbiamo visto il carcerato e ora questo. Vai. Io provo anche la peschina. Te l'ho detto. Basta fare 30 km, c'è un altro mondo, e qui l'America. Ho capito, lo farò. Va bene? Quindi lo possiamo dire, io amo Firenze, ma anche un pochino Pistoia. Ciao Elena, ciao Leonardo, e tanti saluti al cappellaio matto. Ciao.